Ho saputo che tu di solito molto spesso hai degli incontri Sì. con persone qui in questo salone In dove questo ci siamo salone, sì. per discutere di questi argomenti? Fino adesso questo argomento non l'ho voluto toccare ancora, perché non perché non ne sia, cioè, certo c'ho la Certo, per documentazione, l'amor di Dio. Carducci, purtroppo l'ha scritta e io per un mese la trovai questa lode, mi rifiutai di andarla a leggere, Perché? mi faceva un senso, cioè, un Ma cristiano, un cattolico, non mi cosa ti ha veniva, fatto? però dissi adesso devo leggerla. Quando la lessi, questo è il massimo. E Carducci inneggiava a Satana e Lucifero. Mazzini era il capo del satanismo in Italia. Lui è Adriano Lemmi. Queste Questo il sono opinioni che palladismo io nacque in ascolto. America, fondato dal generale Alberto Pike, che è anche uno dei presidenti americani, rimase scosso di questo. Gerard, io non condivido queste opinioni perché non ho letto, non ho studiato in merito, per cui conosco Mazzini e altri, E se ma come leggi, personaggi gli fu storici. commissionata questa lode e lui la scrisse, Lode a Carducci. Satana. Lode a Satana. Trovala in internet, si No, trova. la faccio Lode a cercare, Satana. certamente. Oh, da questi incontri che tu hai con le persone, con i cittadini, uomini e donne, cosa ti spinge a fare questi incontri? Ah, Cioè a mi spinge diffondere la vera storia del Regno di Napoli? perché tutti sappiano la verità quando è possibile, perché sui testi scolastici, anch'io, quando guardavo le immagini sui testi scolastici, specialmente ai primi anni del superiore, l'immagine di Vittorio Emanuele Con i II, baffoni. con il baffo, il goffo, e Carlo Alberto, non c'era proprio somiglianza fisica, e neanche della mamma. Allora, se Carlo Alberto era alto 2 metri e 5 o 10, non ricordo bene, la mamma 1,80 m, 85 m, come fa a nascere un figlio di 1,60 m? Vabbè, su questo Eh Gerard, no, lo chiarisce consentimi. Massimo D'Azeglio. Se vai in internet, Massimo No, D'Azeglio. queste sono illazioni che non possiamo fare, No, ti prego, no, su. Massimo D'Azeglio l'ha scritto, sta in internet. No, Massimo. facciamo capire che quasi qua Vittorio Emanuele non era figlio a quel padre. Era figlio di un certo Tanaka, macellaio a Porta Romana a Firenze, avuto con una lussuriosa della zona. E È adottato. adottato perché il vero figlio, morì bruciato nella loro tenuta, si trovavano in Toscana, perché la badante, lo scrisse nel diario l'attendente che era discosto alla badante con il bambino, col futuro re, morì bruciata sia la badante e Cioè, io rispetto quello che stai dicendo, non condivido, non ho elementi per insomma, condividere con te queste informazioni. figlio Sono Spurio, informazioni, ti lo prego. chiamarono Figlio figlio Spurio, Spurio? dal latino Spurius, di origine etrusca, cioè nato da un rapporto fuoriletto. C'era una curiosità, ma tu aspiri a rivedere il regno borbonico? Ma oggi siamo nell'epoca di un'Unione Europea. Ecco, aspiro perché il Sud abbia quello che deve avere, giustamente deve avere, nella razzia che fecero, tutto si portarono a Torino. La prima cosa, le riserve auree, il banco si chiamava ultimamente Banco delle Due Sicilie, fu saccheggiato e portato tutto a Torino, che era il default. Lì emerse il triangolo industriale Genova-Torino-Milano e noi ci impoverimmo. Non vennero più loro a lavorare qua. I nostri dovettero andare al nord a lavorare, o soprattutto tra il 1870 e 1913 più di 8 milioni di meridionali dovettero emigrare in paesi lontani, in Argentina e negli Stati Certo. Uniti, per miseria e persecuzioni. Persecuzione perché furono perseguitate
perseguitati, i nostri soldati che si rifiutarono di giurare fedeltà a Vittorio Emanuele III, come si rifiutò il cardinale Sforza e Monsignor Giuseppe Tibaldi, si rifiutarono, non giurarono mai fedeltà a Vittorio Emanuele. No, mai, perciò andarono in esilio, in galera, in esilio, si rifiutarono. E molti allora, soldati che si rifiutarono finirono nelle galere o fucilati? Manco fucilati, finirono depostati come in campi di concentramento. No. Il più famigerato è quello di Fenestrelle in Piemonte, a quasi 2000 metri di quota, con abiti leggeri e fatti lasciati morire. I corpi, molti corpi, venivano sciolti poi in una vasca di calce viva. Va bene, fermiamoci. Quindi precursore del nazismo. Allora, fermiamoci per un attimo su questa storia. Vedo che a te piacciono. Tu ami molto, sei un cattolico, credente, praticante, e ami il presepe. Ami il presepe. Il presepe fa parte della nostra cultura, della nostra storia. Perché hai questa passione? Da dove ti viene? Ma la passione al presepe perché io da ragazzino, se guardiamo quelle immagini di foto che ho, visto, se fa la ripresa, l'ingresso ai giardini del Palazzo di Balbi e la scala con sopra, alla fine delle scale, l'Immacolata Concezione. Ecco, e quello che sbagliarono ancora, una volta proclamato nel 8 dicembre 1854 il dogma dell'Immacolata Concezione da Pio IX. Io sono stato nella Cappella d'Oro a Gaeta, dove il Pio IX si convinse che era il momento di seguire la scia di San Leonardo da Porto Maurizio, di proclamare questo dogma che era tanto atteso. Col Regno d'Italia viene soppressa la festa, che era stata dichiarata anche patrona del regno, nonostante che San Francesco di Paola ne fosse già il patrono. Certo. E la festa è stata poi ripristinata l'11 febbraio 1929 con la stipula dei patti lateranensi. E quindi fu ripristinata la festa della Madonna d'8 dicembre. Ma fu ripristinata perché ci fu chi volle, chi si impose e volle che fosse ripristinata questa festa. Io ammirai molto il sindaco Cacciari quando in una trasmissione di Porta a Porta un religioso francese portò alla trasmissione un imam musulmano. Vabbè, accetto tutti. Certo, con libertà di culto. Questo, ma parlò del crocifisso, bisognava toglierlo da tutti, perché era un corpo in putrefazione che spaventava i bambini. A che intervenne Cacciare, disse, io non sono cattolico, non credo, però non ti permetto di offendere la mia cultura. Questa è la nostra cultura. È detto da Cacciare, noi rispettiamo, certo, la tua, è detto da un comunista. Certo, infatti, perciò ho detto. Ha difeso la sua cultura, io non lo sono, non sono credente, fu molto sincero. Però non ti permetto di offendere, che spaventava i bambini e bisognava rimuoverlo. Gerardo, adesso uno spaccato per i tuoi parenti, antenati. Tu sei molto legato ai redentoristi. Sì. Anzi, siamo molto legati, siamo cresciuti all'interno del convento, certo, all'ombra di Sant'Afonso. Qui c'è un quadro che riprende un redentorista che manco fra la posta porta il cognome di Tibaldi. Chi è? Padre Antonio Tibaldi era il fratello di mio nonno Francesco Tibaldi, farmacista, e scelse la via di farsi religioso nei redentoristi ragazzina, e fu accolto e fu fatto sacerdote, mi sembra, 2 anni prima di compiere gli anni con una dispensa speciale della Santa Sede. Addirittura? Sì, fu fatto sacerdote. E adesso ti faccio un'altra domanda. Quanto sei stato legato e quando sei ancora legato alla
congregazione dei redentoristi. Ma sono legato perché Sant'Alfonso, come sta scritto in questo opuscolo che presentò anche padre Giovanni Vice Domine, si trova a Pagani perché nell'ottobre 1738 fu invitato dall'allora mio antenato Don Nicola Tipardi, parroco del Corpo di Cristo, a venire a Pagani, andò a Ciorani dove sì, si trovava, sì, sì. E lo supplicò di venire a predicare la novena del Rosario. Più lo invitò un'altra volta nella settimana santa del 1742 per la settimana santa predica, e lo ospitò a Palazzo di Pardi a casa allora sua. Lo stavo proprio dicendo, dove avvenne il primo miracolo di Sant'Alfonso per una tua antenata, sì, la quale la mamma di Don Nicola soffriva di un tumore a un braccio. E che cosa successe? Che lei usò che cosa? Lei, Sant'Alfonso, perché lo lasciò o se lo dimenticò, un suo indumento, una camicia, un tovagliolo, lei con tanta fede... Io so un asciugamano con la quale Sant'Alfonso si asciugava quando la mattina... Si lavava la faccia, le braccia che erano donate dalla famiglia Di Paldi a Palazzo Di Paldi, sì. In via Nostriana, via Marrazzo. Via Marrazzo. Via Marrazzo. Anzi, allora si chiamava via Torretta. Via Torretta, quando portava sulla Torretta. E lei che cosa fece con questo? Se l'ho preso dal tannoia. Se lo avvolse al braccio dove soffriva atrocemente, e dopo alcuni giorni si ritrovò guarita. Questo è il primo miracolo. Uno dei primi miracoli di Sant'Alfonso. Da noi dici che è stato il primo miracolo. Il primo miracolo di Sant'Alfonso vissuto a Pagani in quel periodo. Questa è storia. E noi ringraziamo Gerardo per la storia, che si può condividere o meno, per l'amor di Dio. Le opinioni di Gerardo sono rispettabili, sono da rispettare, perché ognuno di noi fa le analisi del caso, ma fa io le analisi della storia. Perciò ho preso opinioni anche non da cattolici, da non cattolici, proprio perché per avallare la verità storica. D'accordo, Gerardo. Gerardo, perché adesso ritorno a quello che ti ho chiesto, perché hai questi incontri con le persone? Per fargli conoscere la storia, per convincerli ad un movimento, no, non dico politico perché non ti appartiene, per cultura storica, per cultura storica, perché pure io appunto sapevo, eravamo tutti degli, noi eravamo la più grande industria. Quando un mio zio acquisito mi cominciava a parlare che il nonno gli diceva che quando arrivarono i garibaldini arrivarono tutti paurosi, timorosi, a Nocera, tu lo sai benissimo, c'era in corso una grande battaglia che non si svolse mai. Perché? Perché il sindaco Bruni dell'epoca riferì al comando borbonico a Nocera, aveva schierato circa 25.000 uomini addirittura, e tutti che avevano risalito l'Italia dopo la ritirata lì per fermarle, non farle entrare in Napoli. E lì Bruni disse che qui si fa l'Italia o si muore, no, qui si fa il vostro interesse, vuoi dire? Altro che interesse, si fece i soldi. San Marino perché non fu occupata? San Marino, che era un piccolo paesino repubblichino di pastori e contadini, gente umile, all'improvviso fiorì. Con i banchi prima delle banche, i monti di pesi, sì, ancora oggi, e ancora poi oggi. Grandi banche, dove uscirono tutti questi soldi? Parte della rapina andò lì nascosta, da cui anche quelli di Garibaldi. Garibaldi come prima tranche per l'invasione, prima tranche dell'invasione, ebbe 3 milioni di franchi in oro, controvalore oggi 36 milioni di euro. Sciocchezze. Questo è riportato nel 2010 dall'agenzia ANSA tramite il docente dell'Università di Milano Aldo Alessandro Mola.
Hai il tempo di leggere tutte queste notizie? Sei così appassionato che vai alla ricerca. Sì, perché devo sapere la verità. Poi ha avuto tante altre. E si arricchì pure lui. Se tu potessi tornare indietro nel tempo, in quale epoca vorresti vivere, Gerardo? Ma la nostra epoca del meridione d'Italia, cioè? Perché il meridione è stato culla della civiltà europea. Fine 700, inizio 800. Fine 600 pure. Io ho anche il libro Partenope liberata, scritto dal Giuseppe Donzelli, barone di Doglia, nelle Marche meridionali, perché quello era un territorio, faceva parte del Regno di Napoli, è un territorio. E lui definisce appunto Napoli, non la definisce lui, secondo la ricostruzione storica vera, prima città cristiana d'Europa. Mi vergogno di essere italiano. Ogni tanto chiedo chi mi adotta. Poi mi ricordo di essere napoletano e trovo un motivo per andare avanti. Aurelio De Laurentiis. Questo è un personaggio. Allora quest'altro invece è per dimostrare da quali principi fraterni erano animati i feroci tiranni del settentrione verso le popolazioni del napoletano. Ma poi leggerò Gramsci. Rammenterò come il deputato Castagnola spinse l'odio e l'audacia di dire nella tornata delle Camere del 1 agosto 1863 a Torino, che fu la prima capitale, se nelle due Sicilie vi sono tradizioni brigandesche, i partigiani erano chiamati briganti, se ivi si crede che il Borbone possa ritornare, bisogna incarnare l'idea che il governo è stabile, far radicare in quelle popolazioni la credenza che tutto è possibile, che si brucino anche tutte le città, ma che per Dio non si va indietro, noi siamo piemontesi, piuttosto che tornare indietro bruciamo Napoli e tutto il reame. L'unità d'Italia non è avvenuta su basi di uguaglianza, ma come egemonia del nord sul mezzogiorno. Il nord concretamente era una piovra che si è arricchita a spese del sud. Questo lo dice Gramsci? Gramsci. A spese del sud. Ed il suo incremento economico industriale è stato in rapporto diretto con l'impoverimento dell'economia e dell'agricoltura meridionale. L'Italia settentrionale ha soggiogato l'Italia meridionale e le isole, riducendole a colonie di sfruttamento. Uno spaccato brevissimo sui quadri. Sì. Sono quadri alquanto interessanti, che hanno come soggetto, alcuni mi hai detto che sono là in fondo. Sì. Che cosa rappresenta quel quadro che sta in alto? In alto lì è un passo dell'inferno, il secondo cerchio, incontro di Dante accompagnato da Virgilio, e che vedono Paolo e Francesco sballottati in un feroce vento infernale, perché furono uccisi in quanto Francesca era la moglie del fratello. Allora, questo e qui sono il quadro quando si baciarono i due e dissero Galeotto il libro a chi lo scrisse. Chiaramente queste sono copie, sì. sono copie di quadri che sono in gallerie importanti. Gerardo le ha prese perché è un amatore di queste cose, ragione per cui ha voluto tenere un ricordo anche di questa storia. Poi noto che ci sono delle cartine geografiche. Queste sono 14 cartine geografiche di Giovanni Antonio Maggini, datate 1470. Sono copie. Copie litografiche, autenticate dal direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. Dietro c'è l'autentica e il numero a chi appartengono. Certo.
questo signore in divisa? Questo è l'ultimo re di Napoli, Francesco II, oggi venerabile. E tu lo tieni qua per ricordarti che sei borbonico? Lo tengo qua perché è stato l'ultimo re di Napoli, come l'ultima regina, Maria Sofia Wittelsbach, ramo diamante, no, ramo paladino della Baviera. Benissimo. Sorella di Sissi. Mentre qui abbiamo una veduta di Napoli? Sì, è una veduta della flotta a Napoli. E mentre qui abbiamo la tavola Strozzi, la flotta che rientra dopo la vittoria conseguita contro i Saraceni. E questa è Piazza Municipio, attualmente prima era il porto, certo. E di, quindi si chiama dall'autore Strozzi. Ed è datata, se non mi sbaglio, 14... c'è anche un palazzo Strozzi a Napoli. Sì. C'è, se non mi sbaglio, so, 1400, quella 1620, questi 1670. Queste sono sempre copie dell'originale che stanno in gallerie di Napoli. In gallerie di Napoli ci sono le originali. Lì è la festa della Piedigrotta, altra che è la festa del Carnevale di Venezia. Ci siamo pure la musica ci lascia. Eravamo la prima scuola musicale. Nessuno poteva chiamarsi in tutta Europa maestro di musica se prima non avesse suonato al Real Teatro di San Carlo. Anche Wagner, il padre, lo mandò per perfezionarsi a Napoli. Allora, noi mandiamo questa registrazione molto bella, simpatica e interessante. Ma se qualcuno vuole partecipare alle tue sedute, ai tuoi incontri... Ma è libero l'ingresso. Libero l'ingresso? Va benissimo. Fino a capienza. È libero. C'era, questa storia la devi tramandare ai ragazzi. Io scrivo, sto stampando molti di questi, tra cui la Divina Commedia. Questo me lo posso portare? Sì, tieni, perché qui c'è uno scritto di come è descritta, come è descritta Maria Sofia, dove sta? Vergogna, no? L'idea, che cosa spensa di trovare l'ingegno? Dove non l'ho messo? No. Eccolo qua, quando... ecco, come D'Annunzio definisce Maria Sofia. Ah, come era bella e come era degno del suo trono. Quando era là, sugli spalti della fortezza di Gaeta, tutti diventavano leoni. Il 22 gennaio fu il più glorioso giorno dell'assedio perché ella rimase sulle batterie fino a notte. Ok, c'era, grazie. E poi allora, questo è di un francese. No, lasciamo stare, dobbiamo leggere in francese, poi lo so tradurre, però... c'era, soddisfatto? Ti sei sfogato? No, sfogato perché bisogna dire la verità. Il beato Pio non ha sofferto tanto, però ha difeso la Santa Chiesa Cattolica, il cristianesimo soprattutto, come ha fatto San Giovanni Paolo II, come sta facendo Papa Francesco, che quando mandò la lettera a Giscard d'Estaing, perché nella Convenzione dell'Europa fosse scritto con radici cristiane, Giscard d'Estaing si rifiutò di ricevere quella lettera. Mi ricordo. Sei già conoscente. E allora, la storia che si può condividere o meno, per l'amor di Dio, le opinioni di Gerardo sono rispettabili, sono da rispettare, perché ognuno di noi fa le analisi del caso, ma fa io l'analisi della storia. Perciò ho preso opinione anche non da cattolici, da non cattolici, proprio perché per avallare la verità storica. D'accordo, Gerardo. Antonio Gramsci non era cattolico, come Cacciari, non è, sì, però sì, hanno sì. difeso la nostra cultura. E questo fa onore a loro e alla loro memoria. Veramente uomini di alta cultura. Uno spaccato di storia. Uno spaccato di storia napoletana, perché abbiamo parlato del regno borbonico. Un regno borbonico che se ne dica è stato
una luce formidabile nella storia dell'Italia, che purtroppo non faceva comodo a chi voleva impadronirsi di tutto, come poi sono riusciti a fare, a distruggere il regno borbonico e a far nascere altri regni, forse meno importanti, ma certamente più forti sul piano economico e sul piano politico e militare. Grazie Gerardo, grazie mille. Grazie, grazie a voi, perché solo in questo modo almeno possiamo far venire fuori un po' di verità chi eravamo. Certo, Gerardo, grazie mille e l'appuntamento alla prossima puntata di Come Eravamo. Non vi dico chi sarà l'ospite, lo saprete tra qualche giorno. Ciao.